Con la legge trasferiamo quasi mille dipendenti dalle province alla regione. Cambia così l'assetto istituzionale locale in Toscana e cambia anche la regione toscana perché dal primo di gennaio la regione diventa molto più grande di prima, eserciterà anche funzioni direttamente, funzioni di gestione, non solo di programmazione o di regolazione. E è una legge che per, la, per primi in Italia approviamo eh, non eh, facendo andare nel portale della funzione pubblica i dipendenti delle province in mobilità. Credo che sia un risultato anche di serenità e impegna anche noi a fare presto perché naturalmente quello che cambia ha bisogno di essere eh, rivisto. Eh, omogeneizzato in tutta la Toscana per non perdere la qualità della presenza e del presidio che le funzioni pubbliche hanno avuto sul territorio anche grazie alle province. Abbiamo anche detto con un ordine del giorno dedicato che dovremo ritornare sopra ad alcune materie perché la protezione civile per esempio, perché gli antincendi boschivi per esempio sono servizi che ancora non hanno avuto eh, una... Eh, trattazione, mentre invece sono essenziali per garantire ciò che in Toscana è stato fatto in tutti questi anni. Eh, mi pare che sia un passo invece davvero importante perché anticipa anche la riforma costituzionale. D'altra parte tra qualche mese noi non avremo più le province e dovremo pensare a cosa fare. Ecco perché abbiamo salutato questa legge non come un completamento di un ITER, ma come l'avvio di una missione che è quella di ristrutturare il sistema istituzionale locale in Toscana.